Señoritas y señores, buenos días. Vamos a catar un vino blanco de España. E qui finisce il mio spagnolo, perché insomma. Allora, buongiorno a tutti. Continuiamo la nostra serie di degustazione di vini bianchi che non fanno fermentazione e affinamento in barrica. Nell'ultimo video abbiamo parlato di un bianco altoatesino. Oggi prendiamo l'aereo, cosa che io conto di fare a metà giugno, e ce ne andiamo in Spagna. Allora, nella mentalità diffusa, la Spagna viene considerata come una terra da grandi vini rossi, vinos tintos. Sì, ci sono anche dei vini rossi interessanti nelle zone storiche, la Rioja o la zona emergente, il Priorat, ma la Spagna che io amo di più, perché io sono un bastian contrario, è la Spagna in bianco, la Spagna che esprime grandi bollicine metodo classico nella zona di Barcellona, nel Penedès, e che io andrò a visitare a metà giugno, e a nord della Spagna, nella bellissima terra di Galizia, la Galizia al confine col Portogallo, di fronte all'Atlantico, dove da un'uva che c'è solamente in Spagna e in Portogallo, ma qualcuno mi è capitato di assaggiarlo a Londra, e l'ha portato anche in California, qualcuno in Australia, è un'uva che si chiama Albariño. Il mio rapporto con quest'uva è curioso, nasce grazie a un carissimo collega di Madrid che si chiama Juancho Asenco, un grandissimo esperto di vini italiani, che ogni anno veniva in Italia dalla sua Madrid in macchina per venire a assaggiare le nuove annate di Barolo e di Barbaresco. E eravamo diventati amici, lui aveva preso l'abitudine di portarmi dalla Spagna dei vini da assaggiare e io contraccambiavo dandogli dei vini italiani. All'inizio mi si divertiva a portarmi dei vini rossi e io poi gli ho detto: Juancho, ti ringrazio, ma io di bere gli estratti di legno della Rioja, della Ribera del Duero, del Priorato non ci voglio. Finalmente un giorno mi portò qualche vino bianco e lì fu immediata folgorazione quando aprì una bottiglia e non sapevo nulla, confesso la mia ignoranza, di quest'uva chiamata Albariño. E lì scoprì veramente l'esistenza di un'uva straordinaria, di una zona di produzione. La denominazione di origine più famosa si chiama Rías Baixas, e da cui arrivano dei vini che hanno un potenziale di invecchiamento nel tempo molto interessante e nella stragrande maggioranza non sono fatti con fermentazione e affinamento in barrica. Qualcuno lo fa, li ho anche assaggiati, ma li considero decisamente meno interessanti. È un'uva abbastanza generosa, che bisogna, quindi le vigne bisogna controllarne bene la produzione, l'Albariño, e in questa zona molto piovosa, molto soggetta a, nel periodo della vendemmia, a rischio di piogge, considerate che la Galizia è la zona da cui proviene, dal mare prospiciente la Galizia, quindi dove c'è il famoso Santiago, il santuario di Santiago de Compostela, dove si giocarono i mondiali famosi, Vigo è la località dove si giocarono i famosi mondiali, l'Italia giocò alcune partite nei mondiali vittoriosi dell'82. Ecco, da questo uva Albariño nascono una serie di vini straordinari. Allora, ne ho scelto uno della bodega Gerardo Mendes, che è una delle migliori in assoluto. Io ho avuto la fortuna di assaggiare, grazie a Juancho e grazie ai contatti che poi lui mi ha procurato con il Consiglio Regulador, buona parte dei migliori Rías Baixas. Questa è considerata una delle migliori bodegas. Questo è un 2019 ed è un vino ancora paradossalmente molto giovane, estremamente giovane.
Che caratteristiche ha l'Albarino? Qualcosa che può ricordare vagamente il Riesling, renano ovviamente, ricorda un po', per certi versi, può ricordare il Pigato e il Vermentino, i migliori Pigato e Vermentino, ma ha un carattere tutto particolare ed è un vino fenomenale, è uno dei vini più buoni che esistono al mondo in abbinamento ai frutti di mare, ai mariscos che arrivano da questa zona, le cocce di quella zona, tutti i frutti di mare di questa zona sono qualcosa di straordinario. Andiamo a assaggiare questo Albarino do Ferreiro 2019 della bodega Gerardo Mendes, Rias Baixas è la DO, la denominazione di origine, 13 gradi, e subito capiamo che entriamo in un mondo tutto particolare, in un mondo straordinario di freschezza, di sapidità, di mineralità, di armonia. Note salate, tese, fresche, minerali, fiori bianchi, agrumi, frutta bianca e subito questa nota sapida, minerale, salina, marina. Bocca freschissima, sapida, tesa, salata, dove l'acidità ha un ruolo fondamentale, scandisce il ritmo e dà la profondità, la spina dorsale di questo vino che ha una persistenza lunghissima, una freschezza e un equilibrio, una piacevolezza straordinaria. Ed è la bellezza in bocca, la sapidità, l'armonia, l'equilibrio, la piacevolezza, la lunghezza, la profondità. Ecco, questi sono i vini bianchi che io amo. Mi è capitato di bere dei Rias Baixas di 10-15 anni affinati e fermentati solamente in acciaio, veramente straordinari. E allora, grazie di avermi seguito, appuntamento la prossima settimana, vediamo con qualche bollicina e scopriteli questi bianchi spagnoli, questi Albarino che sono veramente dei vini straordinari e da scoprire. Salute!